alla tua Chiesa un maestro di fede. Invito nel difendere la verità dagli assalti. Pastore buono, instancabile nel donarsi a tutti. Dona una fede salda e un amore a. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: declareranno il nuovo del Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele, perché il tiranno non sarà più, sparirà l'arrogante, saranno eliminati quanti per poi Giacobbe non dovrà più arrossire, il suo viso non impallirà più, poiché vedendo i suoi figli. Nella misura che conviene alla fiera maturità di Cristo. Parola di Dio. Il Signore viene, andiamo gli incontro. Egli è la luce del mondo. Pone davanti a noi come quella di un fratello che dal cielo ci accompagna, ci guida e intercede per noi. Tutti noi sappiamo che egli mostra una connotazione particolarmente universale per la venerazione, la devozione, rivoltagli sia nel mondo occidentale che in quello orientale, nelle diverse tradizioni cristiane, ma anche da parte di alcune comunità di fratelli musulmani. Egli nacque a Patara, una delle maggiori città della Licia, nella Turchia. Eletto vescovo di Mira, l'attuale Denver, partecipò al concilio di Nicea, morendovi pochi giorni dopo, professando e confessando la fede in Cristo. Proprio questo vogliamo fare anche noi nella celebrazione eucaristica, dopo che qualche ora fa ho consegnato nell'auditorium del seminario alla città il messaggio dal titolo «Il bene interpella e richiede». Decidersi per azioni giuste e buone. Successivamente il santo divenne particolarmente venerato in Italia, come sappiamo, a Bari, a partire dal 1087. L'iconografia di San Nicola lo ritrae in qualità di orante, con l'evangeliario in atto benedicente. Sono queste le due dimensioni che vorrei sottolineare in questa omelia. Prima di tutto, Nicola orante è guidato dalla parola con il libro della parola in mano. Egli insegna a riscoprire la via della fede nel Cristo risorto, il vivente, che opera sempre cose buone e giuste. Nel Vangelo, anche a noi, oggi, in questo preciso momento, Gesù, come ai due ciechi che lo supplicano, ci pone la domanda: credete che io possa fare questo? Ci interpella, è una richiesta sullo stato della nostra fede in Lui, nel Cristo, il risorto, il Figlio di Dio, il vivente. Chiede a ciascuno di noi che rapporto vogliamo instaurare con Lui. Suggerisce una verifica sulle condizioni della nostra sicurezza.
guerra e attende una risposta. Ci interpella e ci rigenera così. Talvolta Dio sembra allontanarsi, sembrerebbe non provare interesse, attenzione per noi. Nel Vangelo proclamato, l'Evangelista Matteo ci ricorda che proprio mentre Gesù si allontanava, i due ciechi lo seguirono gridando. E l'Evangelista usa un verbo particolarmente significativo, il verbo crazzo, che è un urlo pronunciato davanti alla singolarità di una persona, la persona di Gesù. Nicola urlò al Signore, intercedendo per il suo popolo, ma seppe ascoltare anche l'urlo del suo popolo. Gesù, ci ricorda Matteo, dopo aver udito l'urlo dei due ciechi, entrò nella loro casa, entrato in casa. Come siamo noi ora? Gesù è entrato qui nella casa. La Chiesa Cattedrale, una Chiesa che richiama la convocazione della Chiesa particolare nella sua unità, nell'unico corpo di cui ci ha parlato l'Apostolo nella seconda lettura. Gesù entra nella casa, Gesù si fida dell'uomo, ancor prima della sua risposta, accoglie la sfida dell'incontro, anche se ancora precario e povero. Essi, infatti, dicono Gesù figlio di Davide. Gesù è il volto vivo di Dio, che esce dall'anonimato, il Dio inamovibile ed amorfo, è l'equivalente di una fede anonima ed inerte. Dio non è anonimo, Dio mostra il suo volto, Dio parla, Dio si rivela. Il linguaggio di Gesù ci aiuta a compiere l'esodo dal linguaggio in terza persona, loro, essi, per andare verso un tutto. Entra nella loro casa. Gesù così aiuta i due ciechi a compiere un esodo dal generico figlio di Dio ad una professione di fede, come la chiede anche a noi oggi, sull'invito e mediante l'invito di San Nicola. Ci chiede di passare da una prudente, fredda e distante relazione ad una adesione personale con il Signore, ad un incontro profondo con Lui. Sì, o Signore, questa è la risposta che i due ciechi danno a Gesù. Questo sì, o Signore, sono i nostri Amen che pronunciamo sempre nell'Eucaristia, nelle preghiere. Sono le nostre professioni di fede, il nostro credo, la nostra adesione. Il Signore questa sera ci chiede di verificare il nostro Amen. È un Amen vero, è un Amen profondo. I due ciechi passano dalla fede in un figlio di Davide, genericamente atteso, alla fede nel Kyrios. Sì, o Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. E poi, sì, o Signore. Sì, o Signore. La fede che la comunità dei discepoli progressivamente riconosce e confessa ci è trasmessa dall'Evangelista Matteo. Anche le prime comunità cristiane, come i due ciechi, sono dovuti passare da una fede nel figlio di Davide, generica, alla fede nel Kyrios, nel risorto, nel vivente. E Lui ci ha convocati qui questa sera. La prima lettura non riporta la domanda che introduce la promessa di Dio nel testo riportato dal lezionario, ma desidero ricordarla. Dice così: un oggetto può dire del suo autore non mi ha fatto lui, e un vaso
può dire del vasaio non capisce? Ecco che cosa succede quando c'è l'incontro con il Signore, con Dio. Si riconosce una relazione, si riconosce una parentela. La casa dei ciechi si trasforma in un luogo di incontro con Dio. Abbi pietà di noi. E Gesù cosa fa? Tocca i loro occhi. Li vede, li ascolta, entra nella casa, li tocca. Si crea un rapporto concreto. Questa è la realtà. La realtà della fede. La realtà dell'interiorità. La realtà dell'incontro con Dio, invisibile ma reale. Se alla Chiesa manca questa realtà, anche la realtà esteriore delle opere è vana e vuota. I due ciechi hanno vissuto l'esperienza di Dio che vede, che tocca con mano, che ridona luce. Fanno esperienza di un Dio che non teme il contatto, le situazioni sconvenienti per riportarle alla luce originaria, per far risplendere la bellezza dell'opera di Dio ammalata dai limiti differenti, più differenti, la cecità, il non saper vedere, il non riuscire a vedere. Sperimentano così essi la promessa di Dio. Come ci ricorda il profeta Isaia nella prima lettura, vedendo i suoi figli, l'opera delle mie mani tra loro, santificheranno il mio nome. Gli spiriti traviati apprenderanno la sapienza. Quelli che mormorano impareranno la lezione. Ma questo passaggio è una conversione che avviene vedendo l'opera delle mani di Dio. L'opera delle mani di Dio. Quale compito affidiamo, consegniamo a Gesù dentro la Chiesa casa, la Chiesa turritana? Che cosa gli chiediamo? I due ciechi gli chiedono, fa che noi possiamo vedere. Chiedono di passare dalle tenebre alla luce, dall'inerzia alle buone pratiche. Una Chiesa anonima è l'opposto dello stile di Gesù, è l'antitesi della Chiesa del Kyrios, del risorto, del vivente. È una Chiesa ancora cieca, e perciò non può realizzare la sua vocazione, che il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium così ci ricorda. Più spesso ancora la Chiesa è detta edificio di Dio. Il Signore stesso si paragonò alla pietra che i costruttori hanno rigettata, ma che è divenuta la pietra angolare. Sopra quel fondamento la Chiesa è costruita dagli Apostoli, e da esso riceve stabilità e coesione. Questo edificio viene chiamato in varie maniere casa di Dio. Nella quale abita la sua famiglia e la dimora di Dio nello Spirito. Questo siamo noi questa sera. Questo siamo noi ogni volta che ci raduniamo. La casa di Dio, la famiglia di Dio. Sono felice di vedere una buona presenza, non perché c'è una folla, ma perché vedo i fedeli, perché vedo i figli di questa famiglia, i fratelli di questa famiglia. Ogni assenza è una povertà. Ogni assenza è una povertà. Recuperare la consapevolezza che Dio dimora in noi, rifondare la nostra vita nell'adesione alle promesse di Dio. Così avremo un rinnovato slancio missionario, saremo costruttori di cose buone. Come i ciechi, consegneremo a Dio i nostri bisogni, quelli veri, reali, dicendogli: sono sicuro che tu lo puoi fare, abbi pietà di me. Consegnare tutto al Signore significa
intraprendere la strada per superare quei blocchi di cui parlo nel messaggio rivolto alla comunità e alla città e al territorio. Diversamente, la nostra autosufficienza continuerà a farci dire un ha di pietà di me superficiale, di forma, di circostanza. L'Apostolo invece nella sua parola oggi ci esorta: fratelli, vi esorto io, il prigioniero del Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza. Ecco, l'uomo orante, l'uomo della parola, colui che ascolta e consegna tutto se stesso. Un altro tratto di San Nicola, benedicente con le parole e i gesti. Egli pone gesti improntati allo stile della custodia, che è l'esatto contrario dei protettorati. Egli ascolta un grido e se ne prende cura. Il bene interpella, poiché produce un dinamismo di vita. Si chiede il padre in angoscia, secondo la narrazione di Michele Archimandritta: mostrami, Signore, chi è tra gli uomini il tuo angelo buono. San Nicola è stato un angelo buono. Anche a noi chiede di essere angeli buoni. Siamo angeli buoni gli uni verso gli altri? Una domanda che ci pone il Signore. Presso la casa piena di angoscia e di povertà sopraggiunge Nicola, definito servo della Trinità e assistente di un membro della Santa Trinità, Cristo nostro vero Dio. Anche noi siamo membri della Trinità, della famiglia della Trinità. Siamo assistenti di Cristo. Possiamo essere o assistenti di Cristo o assistenti del diavolo. Quale scelta? Al sorgere del giorno, il padre di famiglia, vedendo il bene ricevuto, dice: «O Signore, ti ringrazio per la tua smisurata bontà. Grazie al tuo misterioso soccorso potrò dare dignità e libererò le mie figlie dall'angustia. Perciò sia glorificato il tuo santissimo nome e magnificata la tua bontà». Riconoscere la bontà di Dio. Tra le immagini più note di San Nicola presenti nell'iconografia cristiana vi è infatti quella che lo rappresenta mentre fa il suo dono al padre di famiglia, al suo vicino di casa. Il santo di Mira è raffigurato mentre da una finestra fa cadere all'interno del vicino in necessità un involto d'oro. E sarà quanto il padre di famiglia potrà utilizzare per la dote delle tre figlie, evitando di ricorrere a scelte turpi. L'attenzione di San Nicola verso l'altro ci interpella, ci sprona, ci invita. E dentro questa spiritualità che rinnoviamo anche l'atto della dote. È significativo perciò che al termine della celebrazione eucaristica, in occasione del santo patrono della città di Sassari, venga estratta così la dote. L'esempio di San Nicola ci renda capaci di credere nei progetti di redenzione umana, sociale. Sentiamoci spronati a volgere lo sguardo verso coloro che sono percepiti come non rilevanti, come non utili socialmente. Chiudere i propri occhi, come i ciechi del Vangelo, di fronte ad un fratello significa in necessità, significa smarrirsi nell'indifferenza. Questa apertura all'universalità oggi si esprime anche nell'attenzione verso la comunità ucraina di rito orientale presente in città e nel territorio, mediante l'arrivo di Don Yaroslav Morikov tramite un accordo
richiestomi dall'ufficio competente della Conferenza Episcopale Italiana, ed oggi inizia proprio il ministero come collaboratore del parroco della cattedrale Monsignor Marco Campa, che con affetto e gratitudine ringrazio per aver ben preparato questo appuntamento di vita ecclesiale, e questa è la sua prima festa da parroco, auguri, e anche per il lavoro che farete insieme anche al delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso sotto questo fronte, imitando l'esempio di San Nicola, perché renda il nostro cuore veramente cattolico, veramente universale. Credo in un solo
vedi sempre fecondo la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e doni a noi tuoi figli un segno. Thank you.
signor Prefetto, al signor Sindaco, a tutte le autorità civili e militari presenti e a tutti voi fedeli della parrocchia di San Nicola e di tutta la città di Sassari. Come da tradizione vi illustro il consuntivo della notte dello scorso anno, del 2000. La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, la parrocchia di Santa Maria di Pisa, la parrocchia di San Gavino Martire in Bancali, la parrocchia di San Vincenzo de Paoli, in forza di quanto sommato quest'anno possiamo dire che alle tre spose che verranno elette delle tre parrocchie quest'anno sarà consegnata la somma di 5.500 euro ciascuna e anche alle altre maestrate avranno un assegno sicuro di 1.150 euro e ciascuna avrà anche la possibilità di capi di corredo donati dai commercianti a sua propria maestrale. Parrocchia di San Domenico Montanica. Sacro Cuore di Gesù. Ha sofferto la nostra città.
come sindaco, ripeto, per ricompensare, per dimostrare che Sassi è una città che sa riconoscere, non è fatta solo di speculazione e saccallaggio. Ebbene, di ringraziare quanti hanno lavorato per cercare di alleviare le sofferenze e i disagi che ha sofferto gran parte della nostra città. Io ringrazio loro e saluto tutti voi con i migliori auguri per un San Nicola che sia un'apertura sulla base della protezione che un santo così importante ha saputo darci, Signore. Grazie ancora, auguri. Oh,